L'arte della politica economica sta nel prevedere tutte le conseguenze, non solo immediate, ma anche lontane, di ogni programma e provvedimento, e nel considerare non solo le conseguenze su un gruppo di persone, ma sull'intera società. 9 decimi degli errori economici, che sono causa dei tanti disastri nel mondo contemporaneo, derivano dall'ignorare questa semplice regola. E tutti si ricollegano a uno o all'altro di questi gravi errori, o a entrambi. Quello di guardare solo le immediate conseguenze di un'azione, una proposta, quello di prendere in considerazione solo le conseguenze per un gruppo, trascurando ciò che succede a tutti gli altri. Ma vediamo di cosa sto parlando con l'esempio della finestra rotta. Ciao, sono Claudio e su questo canale provo a spiegare concetti economici che sembrano complessi in modo semplice. Un ragazzaccio scaglia un sasso contro la vetrina di un fornaio che esce arrabbiatissimo, ma il monello se l'è svignata. Allora un grande gruppo di persone si raccoglie intorno alla vetrina a guardare queste scaglie di vetro per terra e sul pane del fornaio. E dopo un istante, ecco il genio di turno che se ne esce con una riflessione filosofica. Dopotutto, questo piccolo guaio ha un suo lato positivo, dice. Darà lavoro al vetraio. Allora tutte intorno le persone annuiscono e cominciano a chiacchierare. Quanto può costare oggi un vetro grande? Ma dice uno, 500 euro. Beh, 500 euro è una bella somma, ma dopo tutto se non si rompessero mai i vetri, che lavoro farebbero i vetrai? E da questo momento si sgrana senza sosta il rosario dei ragionamenti. Beh, sì, il vetraio avrà nelle sue tasche 500 euro in più e quindi li spenderà presso altri negozianti. A loro volta essi avranno 500 euro in più che spenderanno presso altri negozianti e così via. Il vetro rotto finisce per diventare una fonte di guadagno e di lavoro in una cerchia che si allarga senza fine. La logica conclusione di tutto ciò dovrebbe essere che il monello che ha lanciato il sasso è stato un pubblico benefattore. Ma esaminiamo un altro aspetto della cosa. La gente, almeno per quanto riguarda questa prima conclusione, non ha tutti i torti. Non c'è dubbio che questo piccolo atto di vandalismo arrechi, se non altro, lavoro al vetraio. E il vetraio non sarà certo più triste nell'apprendere di questo incidente di quanto non lo sia l'impresario di pompe funebri nell'apprendere di un decesso. Il proprietario del negozio, però, ci rimette 500 euro che aveva destinato all'acquisto di un vestito nuovo. Siccome lui dovrà far sostituire il vetro del negozio, dovrà per forza rinunciare al vestito che voleva comprare. Invece che possedere il vetro e 500 euro, ora non ha altro che il vetro. Oppure, se aveva deciso di comprare il vestito, invece di avere il vetro e il vestito, ha soltanto il vetro. Ora, se prendiamo a considerare il fornaio come elemento della società, ci accorgiamo che questa società ha perso un vestito nuovo, che avrebbe potuto essere fatto, e che si è impoverita di altrettanto. Riassumendo quindi, il guadagno in lavoro del vetraio non è altro che la perdita in lavoro del sarto. Nessun lavoro nuovo è stato creato. La gente sempliciotta non ha considerato che due elementi del problema, il fornaio e il vetraio, ma non ha pensato che ce n'era un terzo, il sarto, e l'ha dimenticato solo perché non è mai entrato in scena. Dopo un giorno o due la gente noterà il vetro nuovo, ma non vedrà mai il bel vestito nuovo, perché non verrà mai realizzato. Queste persone si accorgono dunque solo di ciò che è immediatamente percepibile ai loro occhi. Tutta la differenza tra una buona e una cattiva economia sta in questo grave errore e in questa negligenza. Il cattivo economista ammira solo gli effetti immediati, il buon economista guarda invece più lontano e si preoccupa anche di quelli remoti o indiretti. Il cattivo economista considera le conseguenze di una determinata politica solo nei confronti di un gruppo particolare. Il buon economista si preoccupa invece anche delle conseguenze che tale politica può avere sull'intera società. Questa necessità di prevedere tutte le conseguenze può sembrare ovvia. Infatti sappiamo tutti che se mangiamo troppi dolci si finisce per star male, o che se beviamo un po' troppo il giorno dopo ci sveglieremo con mal di stomaco e un profondo mal di testa. Sappiamo anche che sperperando i nostri soldi stiamo andando incontro ad un avvenire di debiti e povertà. Eppure, quando si tratta di economia, tutte queste verità per qualche strano motivo vengono ignorate. Pensate che ci sono uomini, considerati tuttavia valenti economisti, che per salvare l'economia sconsigliano il risparmio e indicano in una sorta di nuovo consumo collettivo il miglior mezzo per favorire lo sviluppo economico. E se qualcuno li mette in guardia contro le conseguenze di una tale politica, si sente rispondere con spavalderia: "Beh, ma quando questo succederà, saremo tutti morti."
morti. Saremmo tutti morti. Queste elaborate sciocchezze vengono scambiate per battute simpatiche e si pensa che sia l'espressione di una collaudata saggezza. Il tragico sta proprio in questo, che noi stiamo già sopportando le conseguenze di delle scelte politiche di un passato remoto o recente. L'oggi è già quel domani che il cattivo economista vi consigliava di ignorare. Le conseguenze non immediate di una politica economica possono manifestarsi già in pochi mesi. Altre non si potranno che avvertire che nell'arco di qualche anno e altre ancora tra qualche decina di anni. Ma in ogni caso, tali conseguenze lontane sono già in germe nella politica di oggi. Come è certo che la gallina nasce dall'uovo e il fiore dal seme. C'è anche un'altra considerazione da fare. Spesso sembra che i cattivi economisti presentino le loro false concezioni con più abilità di quanto i buoni economisti riescano a farlo. I tozzi, come si può vedere, non sono storicamente portato al digiuno. È un po' si vede. Ma sono per una volta d'accordo con l'onorevole Pannella che è lei storicamente condannato a digiunare. E addirittura sembra che alcuni demagoghi espongano assurde concezioni economiche con più verosimiglianza dell'onesto cittadino, che si sforza di dimostrarne gli effetti sbagliati, proprio come sto facendo io. Ma la causa di questa anomalia non è misteriosa. Essa nasce dal fatto che i demagoghi, al pari dei cattivi economisti, non presentano che mezze verità. Non parlano che delle conseguenze immediate di una certa politica e le considerano soltanto nei confronti di un piccolo gruppo di persone. In molti casi, e dentro certi limiti possono anche aver ragione. Anche in questi casi però non ci si deve dimenticare di far loro un'obiezione, che la politica da loro auspicata potrebbe avere nel tempo delle conseguenze indesiderabili, oppure che essa giova a un solo gruppo di persone e danneggia gli altri. L'obiezione deve essere completa a correggere queste mezze verità, ma per enumerare le gravi conseguenze della loro politica è spesso necessaria un'interminabile serie di ragionamenti logici, spesso complessi. La maggior parte degli ascoltatori trova complicato seguirli, dato che la loro attenzione si affievolisce lentamente e che la noia li prende. Te stai addormentando, eh? Il cattivo economista sfrutta allora questo affievolirsi dell'attenzione. Andò presto nel pallone più completo e cominciò a soffrire di allucinazioni audiovisive. Digiuna con me, compagno Fantozzi. E questa pigrizia mentale, dichiarando che le obiezioni non sono altro che manifestazioni di una vecchia economia, dell'asse fair, apologia del capitalismo o qualsiasi altro termine assai assurdo. Tali affermazioni colpiscono gli ascoltatori, come altrettanti argomenti perentori, e li dispensano dal seguire i ragionamenti da loro esposti o dal giudicarli nel merito. Ecco dunque qual è in astratto l'impostazione del problema che vi ho presentato con l'esempio della finestra rotta e quali sono le false idee che ne ostacolano la soluzione. Ed ora che sei un buon economista anche tu, hai tutti gli strumenti per smascherare le false idee. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti al canale. A presto con il prossimo video. Ciao ciao. Te stai addormentando, eh? Te stai addormentando, eh? Te stai addormentando, eh?